tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un saggio molto interessante dal titolo Ai margini del Medioevo, storia culturale dell'alterità, di Marina Montesano, pubblicato quest'anno da Carocci, 272 pagine per 24 euro, quindi anche dal punto di vista economico invogliante. E io, come mia abitudine, non rubo altro tempo a Marina, a cui cedo subito la parola perché ci parli di questo interessante argomento. Prego, Marina, a te. Grazie, è una bella occasione, mi fa molto piacere parlarne perché è un libro al quale tengo molto. Tengo molto come capita a volte con le occasioni, nel senso che questo è un libro, come spiego brevemente nell'introduzione, che è nato in un contesto particolare, anche un festival del Medioevo. Al quale tutti partecipiamo ormai da molti anni e dove sono stata invitata dall'amica, collaboratrice, insomma, della Carocci, Giuseppina Lupi, a scrivere un libro sulla marginalità, sull'inclusione e esclusione nel Medioevo, che sono dei temi che mi è capitato di sfiorare però in ricerche che vertevano su altro, ad esempio la questione della stregoneria, delle origini della stregoneria, che certamente può essere considerata anche un fenomeno di marginalità, ma certamente non è soltanto quello. E questo invito molto gradito è capitato fra l'altro in un momento nel quale avevo altri progetti, anche altri progetti in corso, però sono stata molto felice di accettare. A volte è anche un modo per mettersi alla prova in un certo senso e seguire delle piste nuove. E devo dire che proprio per questo è un libro al quale sono affezionata, perché alla fine è un libro che è nato scrivendolo. Sono temi appunto sui quali mi era capitato anche di raccogliere molto, molto materiale, poi questo materiale l'avevo messo da parte avviandomi alla scrittura vera e propria del libro e poi siamo entrati nella fase dalla quale si spera di uscire nei prossimi mesi, cioè quella della pandemia, che non è un tema che in fondo ha avuto un peso sul libro. È vero che a un certo punto si parla anche di pandemie ben peggiori, cioè in particolar modo delle pesti medievali, ma non sono certo il centro del libro. Però la fase della scrittura, soprattutto quella conclusiva, è avvenuta durante il primo lockdown, quello più duro che ho passato da sola, e quindi mi sono concentrata sulla scrittura. Si può dire che il libro sia soprattutto un po' fiorito, se vogliamo, in quel periodo, soprattutto portandomi a considerare un percorso che non avevo considerato all'inizio. È evidente che questo non è un libro, anche perché ne sono stati scritti di ottimi in passato sui marginali. Non è cioè un elenco di vari tipi di marginalità che ci sono nel mondo medievale o anche in altri contesti, naturalmente. Anche se si interroga sulla scorta delle riflessioni di un grande studioso dell'argomento, Geremek, in fondo si chiede che cosa si può davvero definire come marginale, marginalità, nell'età medievale. Allora, Geremek, io riporto un
una sua citazione, perché lui individua alcuni parametri, un parametro economico, un parametro di appartenenza sociale, e una serie di condizioni che ci possono portare a dire che delle persone, gruppi di persone, possiamo considerarli marginali nella società. E effettivamente, a ben vedere, non è che l'età medievale sia poi così piena di veri marginali, cioè per marginali quindi dovremmo intendere delle persone che sono davvero escluse dalla società, davvero ai margini della società. Ed è vero che ci sono delle categorie che magari siamo abituati a pensare in questo modo. Dagli ebrei, ad esempio, all'argomento che occupa poi il capitolo finale, quelli che siamo abituati a chiamare zingari, ma che per ragioni che poi magari si possono rapidamente spiegare, preferisco chiamare popoli romani, che si affacciano alla fine del periodo che prendo in considerazione, quindi fine 300, inizi del 400. Dicevo, questi gruppi ci dovrebbero sembrare marginali, ma in realtà vediamo benissimo che non lo sono, anzi, sono gruppi che possono essere perseguitati in alcuni periodi o in alcuni frangenti, in alcuni momenti, ma che comunque al di là di questi momenti sono gruppi di persone che hanno avuto un ruolo fondamentale, culturale, economico, all'interno del tessuto sociale. E dunque sono questi marginali? Alla fine la risposta è no. Allora lo sono i poveri? Tutt'altro, perché il pauper medievale, termine che, come sappiamo, non indica semplicemente una povertà economica e che meglio forse si tradurrebbe con l'indifeso, cioè colui che non ha gli strumenti economici, di status personale o familiare tali da poter essere un potente nella società, quindi non solo il pauper in senso puramente economico. Beh, sono persone che hanno un ruolo importantissimo. Intanto dobbiamo pensare anche numericamente, sono, si può dire, la maggioranza nella società, i contadini, gli artigiani e così via, sono pauperes, ma allo stesso tempo hanno un ruolo importantissimo sia sotto il profilo economico, sia come parte integrante della società e persino nella morale del tempo, ad esempio agli occhi della Chiesa, agli occhi anche delle élite, dei ricchi e dei potenti, sono coloro attraverso i quali passa la salvezza delle anime, aiuta i deboli, paga le elemosine per i deboli, per i poveri, per i malati, e questo ti salverà. E allora anche loro certamente non hanno un ruolo di marginali all'interno della società. E allora forse di qui si può arrivare un po' a chiarire anche il titolo del libro, Marginalità, Alterità. Allora forse è più opportuno ragionare in termini di alterità all'interno della società medievale. Chi è l'altro? Ed evidentemente questa è una categoria, di nuovo, non facile da inquadrare perché ogni società si costruisce un altro da sé. Sono a volte i musulmani, di nuovo possono essere gli ebrei, possono essere i romani, questi altri, oppure possono essere gli eretici, ad esempio, altri rispetto all'identità cristiana, ortodossa, cattolica, della maggior parte della popolazione. Quindi, di nuovo, questo concetto di alterità, che è un concetto che ha una grande storia appunto all'interno degli studi culturali, può essere certamente una chiave di lettura importante da sottolineare. E secondo me
La questione alla quale si accennava rapidamente prima, la questione cioè delle persecuzioni. Prima dicevo, certamente ci sono stati episodi anche terribili di persecuzioni nell'età medievale, ma si può sposare questa idea di un medioevo come società persecutoria? Non è una domanda, come dire, è una domanda che ha un fondamento. Nel senso che almeno un fondamento di tipo storiografico, ma forse non soltanto, perché un po' insieme alla leggenda nera del Medioevo, che ogni tanto riemerge così nel sentire o nel parlare comune, l'idea appunto di una società che perseguita l'altro da sé, è un'idea che ritorna, però anche storiograficamente è un'idea molto forte. La formazione di una società persecutoria è un libro piuttosto celebre di uno studioso, R.L. Moore, che stranamente non è stato tradotto in italiano, ma che ha dato una forte impulso al dibattito sull'argomento. E la tesi di fondo di Moore è che la società medievale, da un certo momento in poi, secondo lui, nei secoli centrali del Medioevo, cioè dall'età post-carolingia sostanzialmente fino al XII-XIII secolo, si dota di strumenti di persecuzione che poi vengono esercitati a vari livelli. Lui dice contro i lebbrosi, contro i poveri e soprattutto contro gli eretici. Ora, lui stesso è tornato sulla sua opera in una seconda edizione, rivista e corretta anni dopo, ed è un'opera della quale appunto soprattutto il mondo anglo-americano e quello francese hanno dibattuto parecchio. Dicevo, lui stesso è tornato per sfumare alcuni dettagli, soprattutto quelli che erano stati più pesantemente criticati. E in fondo anche dall'analisi che io conduco su questo tipo di figure, il lebbroso, il malato, si può dire che in realtà la società sia tutto tranne che persecutoria. È una società che con il passare dei secoli riesce anche a dotarsi di strumenti di inclusione. L'idea che noi abbiamo dei lazzaretti per i lebbrosi certamente è una condizione estremamente difficile, ma appunto forse riflettendo quello che avviene durante una pandemia, anche una in fondo in forma minore, magari come quella che stiamo attraversando rispetto appunto alle grandi pestilenze del passato, beh, magari ci porta a riflettere sul fatto che anche le nostre reazioni non sono poi sempre così razionali. E certamente di fronte a certe malattie che sono sentite come fortemente epidemiche, e questa era la sensazione, ad esempio, nei confronti del morbo di Hansen, insomma, della lepra. Noi oggi sappiamo che non è così contagiosa, che non si trasmette di madre in figlio, sappiamo tante cose che però all'epoca non si sapevano, ovviamente, quindi la sensazione era che questa lepra potesse diventare davvero una sorta di grande epidemia. Di qui allora la politica della segregazione. Però, a ben vedere, all'interno di questi lazzaretti c'era un sistema di amministrazione, di gestione, che era condotto dagli stessi malati. C'è un ordine cavalleresco, quello dei Cavalieri di San Lazzaro, che include cavalieri che si erano ammalati di lebbra, soprattutto in zone come il vicino Oriente, dove era molto, soprattutto nei secoli centrali, fino al XII-XIII secolo, veramente molto, molto diffusa, e quindi viene creato questo ordine cavalleresco per i cavalieri che si ammalano di lebbra. Quindi questa
È difficile considerarle delle forme di persecuzione, sono anzi delle forme di inclusione, è un tentativo anche di dare un senso, un contenimento, diciamo, razionale alla malattia per quello che si conosce. Ecco, quindi ci sono degli aspetti di questa idea di una società persecutoria che secondo me vanno molto rivisti e molto moderati rispetto alle posizioni di una parte della storiografia. Ripeto, d'altra parte ci sono tanti studi dei quali mi sono servita che questo l'hanno già fatto. Tuttavia, io conduco in questo libro un percorso in larga parte cronologico, partendo un po' dall'inizio del Medioevo e appunto esaminando alcuni di questi temi che la storiografia richiama, di nuovo malattia, forme di marginalità economica o etnica, ad esempio, o religiosa e così via. Ecco, e da questa analisi emerge che allora forse se c'è un parametro importante in questi meccanismi di inclusione e di esclusione, ci viene dal dato religioso, nel senso che il cristianesimo nel corso dell'Alto Medioevo, Alto Medioevo che è inutile forse ricordarlo, è un periodo straordinariamente magmatico sotto tutti i punti di vista, popoli che provengono da regioni differenti d'Europa e non soltanto d'Europa, che si incontrano, si scontrano, comunque si mescolano, danno vita a delle forme in fondo sperimentali di modi di stare insieme. E tutto questo fa sì che alcune delle caratteristiche forti che noi vediamo con l'emergere del cristianesimo, e cioè la fissazione di un dogma dal codice teodosiano in poi, quindi presto dalla fine del IV secolo in poi, l'esclusione di tutti gli altri culti e la definizione di quello che è eretico rispetto al cristianesimo. Ecco, quindi questa esclusione o questa marginalizzazione appunto sotto il profilo religioso inizialmente non può attecchire nell'Europa occidentale, nella parte diciamo della occidentale dell'ex impero romano, per essere più precisi, non può attecchire proprio perché sono delle società talmente magmatiche, appunto, talmente sincretiche, che evidentemente questi parametri che sono in fondo nati a Oriente, intorno a Costantinopoli, intorno alle grandi dispute religiose, non possono avere vita facile a Occidente. E tuttavia, dalla risistemazione carolingia in poi, evidentemente alcune cose cominciano a cambiare e appunto se si può trovare un dato comune a questa società che cresce in Europa occidentale con appunto tante novità istituzionali rispetto al passato, ecco che un dato importante è proprio quello del dogma religioso che noi vediamo emergere in tante circostanze. Penso di aver dato di questo una discreta esemplificazione, e che nel corso dei secoli centrali dell'età medievale finisce per prendere la forma appunto della lotta antiereticale. Quello che non è cristiano nell'ortodossia appunto del cattolicesimo è eretico. E appunto è il caso di ricordare che questa parola originariamente in greco, e così come viene usata agli inizi del cristianesimo, significa tutt'altro, significa appunto una diversità di opinioni, una distinzione invece dai secoli centrali in poi.
eresia arriva a costituire una sorta di crimine del pensiero. E allora questo mi pare poter dare una chiave di svolta alla lettura di questo periodo, o cioè se non c'è una vera marginalizzazione di tante categorie, così come si tendeva appunto a pensare in passato, certamente intorno a questa idea del cristianesimo ortodosso e del cristianesimo eretico, comincia a creare vediamo in atto dei meccanismi di persecuzione, ma non c'è soltanto questo. Non è semplicemente l'idea di una persecuzione, mi pare quella importante, quanto il fatto che oggi è molto dibattuto dalla storiografia, soprattutto direi in Francia, intorno alla questione catara. Ma non soltanto in Francia, naturalmente, l'idea se in fondo questa ricerca dell'altro, questa ricerca del nemico, non sia arrivata a crearlo anche questo nemico, cioè quanto il concetto di eresia, alla fine individua davvero un gruppo di persone e quanto invece questo concetto di eresia viene creato per essere usato politicamente, culturalmente contro determinati gruppi. E allora questa storiografia, che io presento, mi sembra senza dare poi un giudizio conclusivo, perché è un dibattito che è in corso ed è bene peraltro che sia così, tende a evitare quello che spesso è successo fino a questo momento, appunto questa oggettivizzazione, dell'eresia come se fosse un fatto, un dato assoluto, e in modo particolare, come spesso si è detto, che finisce per sposare il punto di vista delle fonti, che come sappiamo sono generalmente delle fonti anti-ereticali. Che già dall'undicesimo secolo, e cioè nell'ambito di un periodo particolare, che è quello della riforma del papato, quella che ancora a volte tendiamo a chiamare riforma gregoriana, comunque questo cambiamento epocale all'interno del papato, porta anche al tentativo di imporre una nuova disciplina all'interno della Chiesa. E gli scontenti e coloro che magari hanno un'altra idea del cristianesimo, che non si sentono per questo eretici, magari si sentono dei buoni cristiani, peraltro, era il nome che appunto in Francia davano a se stessi, i cosiddetti catari, appunto tutte queste persone, ecco, le fonti dell'epoca tendono a oggettivarli, dando loro dei nomi che sono però, a ben vedere, dei nomi che sono presi dalle polemiche antiereticali di tanti secoli prima, da quelle agostiniane, ad esempio, a Sant'Agostino, al quale si rifanno tanti autori centrali del Medioevo, per cui gli eretici sono dei manichei, hanno appunto dei nomi, appartengono a delle categorie ben precise. Allora questo ha fatto sì che a lungo la storiografia ha dato questa sorta di genesi del catarismo, per cui se ne vedono le prime tracce a Orléans, poi si vedono le tracce già nell'undicesimo secolo, poi ci sono dei roghi di eretici, poi ci sono i catari di Colonia, infine ci sono i catari della Francia e poi anche quelli italiani. È davvero andata così? Si può fare appunto questa storia dell'eresia immaginandola come una sorta di onda che comincia pian piano e poi monta contro la Chiesa, oppure è una cultura diffusa, una cultura ecclesiastica, diciamo, diffusa, che porta a identificare queste categorie. E in questo mi sembra che la storiografia contemporanea, giustamente direi anche per molti, sotto molti punti di vista, faccia sua una prospettiva che è una prospettiva interessante, Foucaultiana. Cioè l'idea che a un certo punto si creano
delle categorie, così come naturalmente Foucault, se lo sappiamo, parlava d'altro, non del Medioevo, parlava ad esempio dell'idea di medicalizzare determinate situazioni, i malati di mente, gli omosessuali, e quindi in un certo senso medicalizzando queste categorie finisci per crearle, perché prima non avevano un nome definito. Ecco, la prospettiva di molti storici è questo che è successo anche nel Medioevo, cioè a un certo punto questa costruzione dell'eresia è una costruzione dotta ecclesiastica che viene in un certo senso imposta su questi gruppi per dar loro un'identità ben riconoscibile. Io penso che è una prospettiva che magari non soddisfa tutte le domande che abbiamo. Il libro dico anche il perché, evidentemente, forse sarebbe un po' lungo spiegarlo ora, però comunque una prospettiva che può offrire, secondo me, molto spazio alla ricerca e anche alla riflessione metodologica, perché quello che certamente mi sembra evidente è che alla luce di questo l'accusa di eresia comincia a essere costruita come un qualcosa di spendibile in contesti differenti. Un po' come mi era capitato di studiare, in questo libro ci sono soltanto alcuni brevi cenni alla questione, per la stregoneria. A un certo punto costruisci un'accusa di stregoneria e la puoi spendere in tanti contesti differenti. Certamente, e sono legate fra di loro, perché si comincia a perseguitare magia e stregoneria quando le vengono equiparate all'eresia. Ecco, ancora prima, l'accusa di eresia finisce per essere anche una costruzione che ha una valenza fortemente politica. Pensiamo a tanti processi celebri, da quello contro i templari, che in un certo senso in fondo è quasi paradossale, perché noi abbiamo una nascita dei cavalieri del Tempio promossa da un Bernardo di Chiaravalle, che è uno dei grandi costruttori di questa idea di che cosa è eresia e che cosa è l'eretico nel Medioevo occidentale. Ecco che i suoi figli finiranno poi sul rogo esattamente con la stessa accusa di essere degli eretici, ed è chiaramente un processo politico, così come ce ne sono tanti altri. Io cerco di dare una esemplificazione, che alla fine vengono utilizzati da diverse forme di potere, imperiale, regio, sovrano, ecclesiastico. Ci possono essere appunto tanti modi per dettagliarlo, però quello che alla fine importa di più è che appunto diventa uno strumento utilizzabile in tanti contesti differenti. Ecco, quindi forse una delle chiavi, mi sembra un po', se si deve trovare un filo rosso, no, in quello che io racconto, i temi su quali cerco di ragionare, è proprio questo: in che modo, cioè, abbiamo costruito una identità religiosa e in che modo questa identità religiosa finisce per concretizzarsi come qualcosa che ci deve per forza separare dagli altri. Noi siamo questo, poi ci sono gli ebrei, poi ci sono i musulmani, ci sono gli eretici, magari anche le streghe e così via. Questo mi ha anche portato in fondo a una riflessione, cioè oggi molto spesso anche coloro, e parlo non naturalmente della storiografia, parlo piuttosto della società civile, della nostra cultura diffusa, tende a imputare alle religioni l'intolleranza, appunto un afflato persecutorio, come se le religioni fossero
degli esseri viventi o fossero delle costruzioni che non vengono in realtà continuamente interpretate. E secondo me la realtà è questa, che noi le interpretiamo costantemente e le interpretiamo portandole in fondo lì dove vogliamo che vadano. Da un certo punto di vista, un po' verso la conclusione del libro, utilizzo la celebre parabola, resa ancora più celebre ovviamente dal Decameron di Boccaccio dei Tre Anelli, per dire che nel 300, ma anche prima, perché l'apologo è molto più antico, c'era chi intendeva, era possibile intendere l'idea di religione non soltanto come semplice convivenza o tolleranza, che è un termine anche anacronistico, questo lo sappiamo, ma appunto come gente sembra quasi che a un certo punto si debba sopportare. Ma evidentemente non c'è soltanto questo nell'apologo, anche se spesso è stato interpretato così. Ci possono essere società o gruppi che interagiscono fra di loro sulla base di uno dei suoi presupposti religiosi, culturali. Se però noi scegliamo un'altra strada, se scegliamo quella delle identità che devono essere per forza contrapposte, siamo noi a scegliere questo tipo di percorso. E nell'introduzione ho fatto un brevissimo cenno, è un testo comunque che resta di storia medievale, però ho fatto un brevissimo cenno a un conflitto che negli anni mi ha molto colpita, perché come ho scritto è anche l'unico conflitto che c'è stato in Europa per quelli che come me sono nati dopo la Seconda Guerra Mondiale, che anzi la sentivano anche molto lontana nell'ambito di un'Europa che tende a unirsi, e che è ovviamente la guerra dei Balcani. Proprio perché è un conflitto che mi ha scossa e interessata, mi è capitato nel tempo di leggere e mettere da parte materiale, ed ecco, vedere come in fondo nel conflitto della ex Jugoslavia si fossero contrapposte delle fazioni che originariamente erano molto poco attaccate alla partecipazione religiosa attiva, ognuno nel suo campo, musulmani che non vanno in moschea, serbi che non vanno nelle chiese ortodosse, croati che vanno un po' di più, ma anche loro senza molto entusiasmo, nelle loro chiese cattoliche. Possiamo dire esattamente come tutti noi, in fondo, come una società, insomma, cristiana sui generis, diciamo così. Ecco, e però, quale diventa lo strumento per aizzare questi tre gruppi che non sono tre popoli, perché sono esattamente lo stesso popolo, che parla grosso modo la stessa lingua, che mangia le stesse cose, con pochissime differenze. Quale diventa lo strumento per aizzarle? Diventa il discorso religioso, che serve a un certo punto, in certi contesti. Ma ecco, se pensiamo alla penisola iberica, alla fine del Medioevo, quando si frattura ormai completamente quel discorso di convivenza, che bene o male, magari è stato anche un po' romanticizzato in passato, ma che comunque aveva permesso di vivere più o meno decentemente insieme per diversi secoli. Quando finisce male, nel sangue, nelle espulsioni di massa, dovevano poi essere molto diversi, questi ebrei, musulmani, cristiani rispetto a, appunto, la gente dei Balcani? Penso che avessero le stesse facce, si erano sposati per secoli fra di loro, parlavano certamente la stessa lingua e c'erano alcune differenze. Allora, in fondo, ecco, il discorso è un po' questo: noi che cosa vogliamo sottolineare in un'epoca qualsiasi nella nostra cultura, quello che ci divide o
quello che ci unisce. E questa è sempre una scelta, ed è una scelta politica che si fa, anche culturale, ma insomma di fondo è una scelta politica allora come oggi. E un po' questo in conclusione, io lo metto a confronto con un'altra realtà che mi interessa da tempo, che è quella appunto dei popoli romani, che ripeto, preferisco chiamare in questo modo se non altro perché nel mondo romani il termine di zingaro, che pure ha un'origine non discriminatoria, un termine che ha un'origine etnica probabilmente, viene comunque sentito come discriminatorio e quindi se penso che sia opportuno non utilizzarlo, soprattutto insomma non una sede scientifica o accademica certamente. Quindi appunto o popolo romani, rifacendoci alla lingua, così come si dice indoeuropei per indicare un'ampia categoria che sappiamo essere linguistica, quanto poi sia etnica, questo è difficile da dirsi, ma insomma, stessa cosa, quindi possiamo parlare di romani. Ecco, l'idea appunto di questi gruppi di persone che noi vediamo arrivare alla fine del Medioevo e in che modo vengono accolti all'interno della società. Anche qui abbiamo, secondo me, un po' un'idea più propria della modernità, cioè dell'epoca dei bandi, per cui vengono cacciati da una parte all'altra. Ma se si va a vedere quello che possiamo comprendere dalle cronache, dalle fonti documentarie, vanno incontro a destini completamente differenti. Troviamo romani che sono già certamente all'interno della società con i loro ruoli, che possono essere i più diversi, da gente che è nell'esercito a cuochi di corte, c'è un'ampia casistica che si può prendere in considerazione, così come ci sono gruppi di persone che vengono accolti come pellegrini mentre girano per tutta Europa spostandosi da una parte all'altra e così inseguiti da questa diceria che stanno andando dal Papa per chiedere perdono dei loro peccati, oppure che sono stati mandati da qualche sovrano a peregrinare per 7 anni. Quindi diciamo anche un'accoglienza di tipo culturale, una costruzione culturale che mi sembra estremamente varia. E anche qui in fondo vale quello che si diceva prima. Contano le scelte che facciamo. Il loro evidentemente non era un destino scritto, non sono nati per essere dei marginali e infatti in tantissimi casi non lo erano e non lo sono. Tendiamo a dimenticarci che anche oggi la maggior parte vive e lavora accanto a noi nel più completo anonimato, però che cosa si vuol vedere? Si vuol vedere una determinata caratteristica o certi comportamenti, allora l'attenzione va soprattutto su quello. Ecco quindi che il tema, secondo me, della scelta in un certo senso è un tema che mi pare fondamentale, cioè il modo nel quale noi costruiamo una società è fatta di scelte, non è fatta di una sorta di determinismo sociale e culturale che ci porta in una direzione o nell'altra. Marina, argomento estremamente complesso e variegato, difficile da maneggiare, ma tu l'hai fatto benissimo e quindi a me resta solo da ricordare il titolo di questo saggio, che è Ai margini del Medioevo, storia culturale dell'alterità, di Marina Montesano, pubblicato da pochissimo da Carocci, una lettura che io mi sento di consigliare persino sdraiati sotto un ombrellone, quindi, perché conoscendo il modo di scrivere di Marina so che riuscirete a entrare davvero all'interno di questa dimensione
molto importante e molto interessante. Quindi ti ringrazio ancora tantissimo di aver accettato. Grazie, grazie, sono io a ringraziare per questo spazio che mi è stato offerto. Grazie per la chiacchierata. E a presto, allora. Laures in domus pae contum